Durante le sue famose live, Ninja rivela qualche trucchetto ai suoi iscritti per migliorare su Fortnite. Quindi ho deciso di fare una compilation dei migliori trucchetti di Ninja che ho trovato in rete, ovviamente tradotti in italiano. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like se volete altri video di questo tipo. Inoltre iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e soprattutto condividete questo video con tutti i vostri amici, in modo tale che anche loro imparino questi trucchetti e anche loro possano diventare più forti su Fortnite. Così magari create delle mega squadre, fate un mega team gigante e distruggete tutto. Ok, forse questo è un mio disogno, però potrebbe diventare anche realtà. Insomma, iniziando ad applicare trucchetto per trucchetto si diventa forti. Iniziamo con tre trucchi un pochettino più basilari per poi procedere con le tattiche avanzate. Ricordate bene che il primo consiglio che Ninja dà in qualsiasi live è analizzare il proprio gameplay. Infatti la cosa migliore sarebbe registrarsi mentre si gioca e vedere cosa si sbaglia, perché si muore, perché il nemico ti ha preso magari da quello spot lassù in alto che nessuno ha mai visto, perché magari hai sbagliato quella determinata cosa, e appunto si può migliorare per il prossimo game. Ma iniziamo subito con questo video. Trucco numero 1: scegli sempre la posizione uguale per tutte le tue armi. Questo è un consiglio fondamentale, anche se abbastanza basilare, che Ninja però utilizza sempre: mettere sempre la stessa arma nello stesso slot. Questo non ti farà sbagliare durante un fight improvviso nel quale dovrai switchare velocemente all'arma che ti serve. E questo trucco mi è stato veramente utile. Mi trovo un nemico davanti così a caso durante il game mentre stavo cioppando l'albero, questo mi inizia a sparare. Se io so già dove è il pompa è tutto più facile: premo il tastino della tastiera su cui si trova il pompa, scorro la rotellina oppure nel joystick, non ho idea di come si faccia perché questo non lo uso mai. Comunque so già dove è il pompa e questo è veramente veramente molto utile. Trucco numero 2: raccogliere il legno è molto facile e te ne serviranno almeno 500 pezzi di legno per ogni partita. Raccogliere la pietra però, ahimè, è più complicato, ma grazie ai vari massi che troverai in mezzo alla mappa e in delle miniere che si trovano esattamente in questi punti della mappa che state vedendo, raccoglierai la pietra molto velocemente, quasi come se fosse legno. Non raccogliere il metallo, ci metterai troppo tempo ed è più conveniente prenderlo dai giocatori che ucciderai durante il game. Attenzione, non raccogliere i materiali da case o mobili, ci metterai tantissimo tempo, fallo solo se devi proteggerti da un combattimento. Trucco numero 3: utilizza la terza persona a tuo vantaggio e ricordati di stare sempre in movimento. Usare la terza persona per spottare nemici da furtini o case senza farsi colpire è utilissimo e Ninja consiglia di farlo per esaminare il campo di battaglia di fronte a te. È importante sapere dove sono i nemici per non farsi cogliere di sorpresa. Questo penso che sia il motivo più importante per il quale gli sviluppatori di Fortnite abbiano deciso di mettere la terza persona. È una cosa molto 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 utile. Io con questo consiglio ci ho vinto una partita perché ho spottato un nemico su una collina che appunto stava usando il cecchino. Avendo il cecchino io ho sparato e fortunatamente quell'ite è andata a buon segno subito in testa, perciò l'ho killato istantaneamente, ma se non l'avessi visto probabilmente mentre camminavo appunto sotto la montagna questo mi avrebbe preso e magari mi avrebbe ucciso istantaneamente. Iniziamo con i trucchi un pochettino più seri. Trucco numero 4: questo trucco è super utile e serve proprio nel mezzo di un combattimento con le costruzioni. Scegli sempre che materiali utilizzare per proteggerti nel mezzo di un combattimento o per fare una scala e sorprendere il nemico dall'alto. Il legno ha 100 di HP appena lo piazzi, ma 200 di massimo. La pietra invece ha 90 di HP appena la piazzi e 300 di massimo, mentre il ferro ha 80 di HP appena la piazzi e 400 di massimo. Quindi ovviamente il ferro è molto più resistente degli altri materiali, ma è molto importante anche il dato di quando lo piazzi. Infatti se il nemico ti sta sparando alla costruzione che stai costruendo, appunto, serve più il dato di quando lo piazzi. Se stai combattendo con qualcuno e stai provando a creare una rampa sopra di lui, costruisci un muro tra una scala e l'altra in modo tale che il nemico non riesca a distruggertela. Falla in legno perché ha 100 di HP se appena piazzato ed è più facile da raccogliere. Trucco numero 5: impara a modificare bene le costruzioni, ti sarà utile per la creazione di fortini o durante l'uso di un fortino in combattimento. Questa è un'immagine che mostra tutte le possibili modifiche su qualsiasi oggetto. Trucco numero 6: iniziamo con i trucchi per il PvP. Per vincere in Fortnite devi essere aggressivo. Questo è un dato di fatto, Ninja l'ha sempre detto e molti altri pro gamer lo ribadiscono. Sarai tu a dover cogliere i nemici di sorpresa, non loro. Questo serve anche a migliorare la mira e il tuo sistema di combattimento, specialmente con il fucile a pompa, ma anche con le altre armi. Quando senti un nemico sparare o muoversi nelle vicinanze, vai verso di lui, ma non in campo aperto. Usa i trucchi sopra elencati per proteggerti attraverso le costruzioni. Trucco numero 7:
Questo trucco ninja lo usa di continuo ed è una cosa che quasi sicuramente stai sbagliando. Quando stai sparando, non muoverti di continuo, a meno che tu non stia usando un fucile a pompa, un lanciarazzi oppure degli esplosivi. È vero che sarà più facile prenderti per il nemico, ma muovendoti di continuo renderai i proiettili molto molto imprecisi. Questo ti penalizzerà molto, fidati. Se noti, durante i gameplay di ninja, lui sta fermissimo quando spara con tutte le armi, tranne ovviamente il pompa, vabbè, il lanciarazzi e gli esplosivi. Questo era chiaro. Ovviamente se stai usando un esplosivo puoi muoverti, mica devi mirare. E stessa cosa per i lanciarazzi, anche se lì un minimo di mira ci serve. Trucco numero 8. Anticipa gli hotspot della zona sicura. Per esempio, diciamo che l'intera parte sud della mappa è coperta dalla tempesta. Immaginatevi questa scena, anzi se riesco vi metto un'immagine per farvi capire. Di conseguenza, molti nemici correranno da sud a nord, incontrandosi in fondo alla zona di sicurezza. Qui è dove ci saranno molti combattimenti nei prossimi 2 minuti. Usa questo concetto per capire quali aree della mappa avranno molti scontri e quali aree rimarranno sicure e tranquille. Vi garantisco che se imparerete ad usare bene questi 8 trucchi, il vostro gameplay cambierà da così a così, cambierà totalmente. Proprio anche il vostro pensiero durante il game, perché voi saprete già cosa fare e dove andare. Per esempio, l'ultimo consiglio che riguarda molto la posizione è da tenere veramente veramente molto sott'occhio, perché un modo di ragionare è perfetto per chi vuole giocarla un po' più safe o per chi invece vuole andare in mezzo all'azione e giocarla aggressivo, che è comunque il consiglio di ninja per chi ha le prime armi. I 3 trucchi che ho trovato più utili sono il trucco numero 4, il trucco numero 7 e il trucco numero 8. Fatemi sapere invece voi nei commenti quali trucchi avete trovato più utili. Mi interessa tantissimo la vostra opinione per capire che tipo di giocatori siete, se siete giocatori magari più safe, se siete giocatori che si basano più sulla costruzione o magari più sul corpo a corpo, più sul PvP, oppure se siete giocatori che si buttano in mezzo al campo con i fucili a pompa e trovano il primo passante che magari sta facendo i cavolacci suoi, sta cioppando un po' da e sta ballando in giro per la mappa e lo va ad uccidere. Però magari poi si trova un cecchino lassù in alto e muore. Ed è proprio questo il problema di Fortnite. Non è un gioco in cui puoi buttarti allo sbaraglio, ma non è nemmeno un gioco in cui puoi restare lì calmo con il tuo bel cecchino in mano per magari 6-7 minuti. Primo perché poi diventa stranoioso, e secondo perché così non fai tante kill. Insomma, le probabilità che una persona ti passi in quell'area e che tu le prenda prima che lui costruisca e si faccia un minimo furbo sono veramente poche. Se poi lui è molto bravo e riesce a farti una scala e raggiungerti su fino alla montagna oppure fino allo spot in cui te sei, ti uccide istantaneamente. E niente raga, oltre a questi 8 trucchetti che Ninja ci ha dato, vi ricordo di seguire anche i miei 5 trucchetti, ovvero quello di lasciare un bel like al video, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Questi sono i 5 trucchi della vittoria. Se fate questi 5 trucchi probabilmente il prossimo game lo vincerete. È un dato statistico, è provato su www.qualcosa.it. Sì, it, quello del film. Mi raccomando, ci tengo molto che condividiate questo video con tutti i vostri amici in modo tale che anche loro scoprano questi trucchi. Così almeno potete creare delle mega squadre super, super, super organizzate, super efficienti e proprio distruggere qualsiasi partita di Fortnite. E niente, ciurma, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!